Polifonico cambia veste per il 2021, da concorso diventa festival. Iniziato il 20 di agosto, in programma fino al 28, si svolgerà ad Arezzo allora il Polifonico Festival Corale Internazionale Guido d'Arezzo. Ricco il programma previsto per la settimana del festival, con appuntamenti fissi come quello tradizionale con la scuola per i direttori di coro, che vedrà ospiti anche internazionali, e poi ogni mattina il Buongiorno Polifonico con brevi seminari dedicati agli ospiti presenti. Alle 14.30 spazio per un caffè con un momento per interviste e confronti con alcuni dei grandi nomi che saranno presenti ad Arezzo. Dal momento che proprio l'attività corale, fra tutte le attività nell'ambito della cultura, è stata quella che forse è stata più penalizzata da questa situazione sanitaria che ormai ci flagella da un paio d'anni. Per cui per noi fare il polifonico quest'anno, anche se in una forma leggermente diversa, però assicuro Arezzo che il polifonico tornerà ad essere gara non appena sarà possibile. Quindi comunque riproporre la polifonia ad Arezzo a fine del mese di agosto, come tradizionalmente è ormai da quasi 70 anni, è stata una scelta nostra assolutamente doverosa nei confronti della città. Ma sicuramente è un'edizione intanto lunga, perché è iniziata il 20 e finirà il 28. Il 28 abbiamo il finale all'anfiteatro, con 1000 posti all'aperto, quindi un gran finale con la musica popolare, una tradizione per la città di Arezzo, una tradizione per il polifonico, quindi invitiamo tutta la cittadinanza a prenotare i posti che sono gratuiti e venire ad ascoltare cori che arrivano dalla Spagna, dalla Francia, dalla Croazia, dall'Italia, dalla Sardegna in particolare e dalla Grecia. Altre serate importanti sono sicuramente quella del 25, 26, 27, cioè le ultime sere prima del finale, perché abbiamo i cori stranieri, ma i concerti si sono, diciamo, moltiplicati e anche la qualità è molto alta fin dai primi giorni, dal concerto Lucidarium del 21 sulla musica medievale cristiana e ebraica, alle masterclass con i maestri Rasmussen, Ursula e Burak Nunerden, quindi dalla Norvegia, dalla Slovenia e dalla Turchia, tantissime attività, e quindi chi vuole ascoltare musica e musica corale, ma non soltanto la musica polifonica, anche quella popolare, non ha che l'imbarazzo della scelta.